Parleremo della comunicazione e di come la comunicazione non verbale interagisce con la comunicazione verbale quando entriamo in relazione con qualcuno. Per iniziare vorrei leggere una definizione di comunicazione non verbale, perché mi sembra esaustiva di quello che è la ricchezza di questo concetto. Allora, per comunicazione non verbale si intende quel complesso di segnali, gesti, movimenti del corpo, posture, espressioni del volto, direzione dello sguardo, vicinanza e posizione spaziale, contatto corporeo, orientazione, toni di voce ed altri aspetti non verbali del discorso. Si tratta di una dimensione in larga parte inconsapevole, ma fondamentale nell'interazione umana. Daniel Stern, che è un importante psicologo che si è occupato di sviluppo infantile e di relazione madre-bambino, parla di sintonizzazione nella relazione, cioè il termine inglese attunement. Che cosa succede quando noi sintonizziamo una radio, un canale radio? Troviamo esattamente il punto in cui arriva a noi una voce chiara. In questo senso, tra due persone che si sintonizzano reciprocamente, succede qualcosa che ha a che fare non tanto col contenuto delle parole, ma soprattutto con quello che si comunica a livello non verbale. Stern parla di comunicazione transmodale, cioè che prescinde dal modo attraverso cui avviene la comunicazione. Quindi può essere un gesto, può essere un suono, può essere una modalità ritmica. Che cos'è la comunicazione non verbale? Abbiamo dato una definizione ricchissima, proviamo ad analizzare parte per parte in che cosa consiste. Ci sono state molte ricerche che hanno dimostrato che la comunicazione non verbale è quella che fa sì che le persone reagiscano a qualcun altro molto più del contenuto delle parole. Si parla di circa l'80% di significatività della comunicazione non verbale rispetto al contenuto. La cosa che è veramente importante però da pensare è che la comunicazione non verbale in larghissima parte è inconscia. Il modo in cui noi guardiamo, la nostra postura, il tono di voce, la gestualità, la nostra respirazione, il nostro sguardo, la nostra espressione del volto spesso vengono comunicate, appunto, sono totalmente inconsapevoli. E inconsapevolmente il nostro interlocutore reagisce a noi attraverso gli stessi canali. Allora, che cosa è importante? È importante sapere in che cosa consiste la comunicazione non verbale e ancora una volta essere consapevoli per poter non solo leggere quello che accade, ma anche leggere che quello che accade dentro di noi quando entriamo in relazione con qualcun altro. La comunicazione non verbale può essere usata intenzionalmente per migliorare la qualità dello scambio e per permettere alla persona con cui stiamo interagendo di sentirsi accolta e accettata. Questo è veramente fondamentale quando si parla di contesti multiculturali o di situazioni difficili e di disagio. Un altro concetto fondamentale è che la comunicazione nel suo insieme ha sempre una parte di contenuto e una parte di relazione. Che cosa significa? Questa attenzione è stata data da dei famosi psicologi di Palo Alto, addirittura negli anni 60 e 70, Palo Alto in California, che hanno scritto un libro che si chiama La pragmatica della comunicazione, dove individuano cinque assiomi della comunicazione che non staremo qui ad elencare, ma quello che ci sembra più importante è il primo: non si può non comunicare, anche quando stiamo in silenzio,
il nostro interlocutore percepisce, legge qualcosa all'interno di questo silenzio, e l'altro è che all'interno di un atto comunicativo, di un evento comunicativo, esiste sempre appunto un livello di contenuto e un livello di relazione. Il livello di contenuto è dato dalle parole che vengono usate, ad esempio. Allora, per esempio, passami la penna, è una frase neutra, ma io posso dire passami la penna. Vuol dire che sono molto arrabbiato con te, non ti sopporto più e non sopporto quello che tu significhi per me. Oppure posso dire mi passi la penna, che ha a che fare evidentemente con un segnale di interesse e desiderio di seduzione o comunque di compiacimento. Il problema della comunicazione non verbale è che spesso noi non siamo congruenti. Cioè vogliamo a parole dire qualcosa, lo vogliamo intenzionalmente, ma quello che proviamo è diverso. Non siamo autentici. Questa non autenticità determina il fatto che il nostro interlocutore può sentirsi confuso o può reagire alla parte non verbale che è quella più autentica. Per esempio, se io dico a qualcuno, oh, io non ho nessunissimo problema con gli omosessuali, e lo dico però in un modo in cui a parole dico di non avere nessun problema, ma nella postura, nella gestualità, nel tono di voce trasmetto il contrario, la persona con cui sto parlando si sente confusa e non sa a quale messaggio reagire, se a quello del contenuto o a quello analogico. Quello che arriva a livello emotivo, però, è chiaramente quello non verbale. Allora è chiaro che un operatore, un educatore che lavora in contesti difficili, con le differenze rispetto a un'idea di normalità, oppure con gruppi specifici, con difficoltà particolari, deve essere particolarmente attento all'aspetto non verbale della comunicazione e deve essere particolarmente attento alla congruenza tra quello che dice e quello che mostra a livello non verbale. Proviamo a scomporre la comunicazione non verbale, vediamo da che cosa è fatta. Cominciamo da quello che sono chiamati tratti soprasegmentali o analogici del linguaggio. Li abbiamo già visti quando ho fatto l'esempio della penna. Sono il tono di voce, il ritmo, l'uso delle pause, l'uso del volume di voce e anche la velocità con cui parlo. Per esempio, una velocità, qualcuno parla in maniera molto concitata, ci trasmette ansia. Una persona che parla in maniera molto distesa, lenta, tranquilla, ci trasmette sicurezza, a volte però se è troppo lento anche ci trasmette una grande noia. Quindi, come vedete, noi reagiamo in maniera emotiva a quello che l'altro ci comunica. Naturalmente anche il volume, voi sapete come la violenza di un discorso passa anche da un tono di voce molto forte, dal gridare o la paura. Quindi ci sono tutti questi aspetti del linguaggio che sono fondamentali e che sono collegati al modo in cui noi pronunciamo le parole. Passiamo adesso ai segnali del corpo. I segnali del corpo chiaramente sono lo sguardo, l'espressione facciale. Per esempio, lo sguardo in molte culture ha delle connotazioni che sono anche sociali e culturali, alle quali noi dobbiamo stare attenti. In questo senso dovremmo essere capaci di reagire, di sentire quando l'altra persona in qualche modo è in difficoltà. E lo sentiamo attraverso l'osservazione del non verbale. Questo si collega al discorso che abbiamo fatto alla lezione precedente sull'osservazione. L'osservazione è anche rispetto al non verbale, il percepire che cosa succede in un'altra persona all'interno di un contesto interattivo e di scambio. Come faccio a percepirlo? Lo percepisco appunto stando attenti all'espressione del volto,
all'uso dello sguardo, ma anche alla postura. La postura è un altro dei concetti fondamentali. La postura, che è determinata anche da delle caratteristiche individuali, dalla storia individuale, e sono tutte le posizioni che il nostro corpo assume in relazione a un'altra persona, ma anche nella relazione col mondo. Tutte queste posture si iscrivono nel corpo delle persone, tant'è che le persone anziane poi hanno determinate caratteristiche fisiche che non sono date soltanto dal loro essere anziani, ma ci sono persone che sono un po' ingobbite, persone che stanno un po' di lato, persone che hanno dei problemi con un braccio invece che con un altro perché magari sono state sempre così. Tutto quello che noi facciamo si iscrive nel nostro corpo. Nella relazione noi trasmettiamo rilassatezza o tensione, per esempio, se usiamo una postura chiusa. Non so, vi sarà capitato di vedere persone che stanno così la prima volta e devono fare qualcosa, oppure si incassa la testa nelle spalle. Questo determina spesso, tutte le tensioni sono legate al collo, alle spalle, proprio perché noi ci difendiamo, no? È una, quasi un riflesso inconsapevole. Oppure invece rilassatezza, una postura aperta, una persona a suo agio. E questo chiaramente nella relazione, che è sempre una relazione circolare all'interno della comunicazione, determina un clima emotivo che può permettere all'altra persona di sentirsi a suo agio oppure di percepire la difficoltà nostra nei suoi confronti. Noi possiamo quindi reagire all'altro e oppure possiamo anche indurre nell'altro una situazione di benessere a seconda di come comunichiamo attraverso il corpo. Un altro aspetto importante è l'uso dello spazio, che è così chiamata la prossemica. Desmond Morris è stato il primo a parlarne, perché era un etologo che si è occupato anche proprio di comportamento animale e ha cercato di vedere che cosa succede dell'uomo rispetto alla vicinanza spaziale. Noi possiamo sporgerci in avanti verso qualcuno o ritirarci, possiamo avvicinarci fisicamente in un modo molto molto stretto o possiamo tenere la distanza. Attraverso la prossemica anche si comunicano delle relazioni di potere. Pensate per esempio alla cattedra rialzata, oppure al capo ufficio che ha una grande poltrona, alle persone che si siedono di fronte su sedie più basse. Quindi la prossemica è spesso un segnale delle relazioni sociali all'interno di una determinata cultura, ma è anche un aspetto importante della relazione con qualcun altro. Io posso, devo riuscire a sentire quanto posso avvicinarmi a una persona, posso anche interagire. Vi ricordate quando abbiamo parlato di sintonizzazione, quella di cui parlava Stern? Noi ci accordiamo reciprocamente nella comunicazione, soprattutto attraverso la dimensione non verbale. L'altra cosa che è importante ancora una volta è essere consapevoli di quello che nel nostro corpo succede durante, e nelle nostre emozioni durante la relazione con qualcun altro, ed essere consapevoli del fatto che al di là di quello che noi vogliamo fare, queste cose comunque traspaiono, cioè non possiamo controllarle, così come invece potremmo controllare il contenuto del discorso. Quindi nella relazione con gli altri è fondamentale lavorare moltissimo su se stessi e anche appunto sull'autenticità. Anche questo è qualcosa che si impara attraverso l'esperienza e attraverso la riflessione sull'esperienza. Volevo concludere. Ancora una volta è importante la sospensione del giudizio.
anche accettare che la comunicazione non verbale, oltre ad avere un livello soggettivo, ha un livello culturale e c'è anche un livello legato al genere. In molte culture ci si comporta con le donne a livello non verbale in modo diverso che con gli uomini, oppure tra donne ci si comporta in un certo modo, tra uomini in un certo modo e tra uomini e donne ci si comporta ancora diversamente. Per esempio, in molti paesi del Nord Africa è assolutamente consentito, è considerato normale che due uomini camminino per strada con un braccio sopra l'altro, mentre in altri paesi occidentali questo è considerato non accettabile, mentre è considerato accettabile tra due donne, no? Quindi vi ho fatto un esempio molto semplice per dire che ci sono appunto dei livelli che sono soggettivi e dei livelli che sono culturali. Noi dobbiamo stare molto attenti, soprattutto in un contesto multiculturale, a trarre delle conclusioni da quello che osserviamo. Un'altra cosa importante su cui riflettere è parliamo di analogico, cioè di qualcosa di indefinito. Quindi ancora una volta quello che noi facciamo sono delle ipotesi. È qualcosa che a noi può sembrare aggressivo, magari non lo è. Non vorrei entrare nel campo della psicanalisi, però probabilmente la comunicazione non verbale è quella più a rischio di proiezioni. Cioè quello che sentiamo noi, immaginiamo che lo senta l'altro, ma spesso non è così. Quindi richiede veramente una grandissima attenzione, ma proprio per questo è una modalità, questa attenzione al non verbale, permette un contatto così efficace e così profondo che è veramente una delle chiavi di volta nella relazione con persone che hanno determinati bisogni e difficoltà o semplicemente persone che provengono da altre culture e da altri paesi.